con il nostro consueto appuntamento di Metropolis in diretta per parlare con voi. Ultimi giorni di campagna elettorale e siamo insieme alla candidata presidente Letizia Moratti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buona giornata. Grazie per essere con noi a raccontarci insomma come sta andando. Adesso possiamo già fare un piccolo bilancio, no, di quello che è stato, partendo anche dai momenti. Io sono un po' curiosa di natura, quindi dentro di me mi chiedevo quale sarà stato il momento più bello per Letizia Moratti di questa campagna elettorale e anche quello magari più difficile, più arduo, un dibattito in cui c'è stato bisogno insomma di darsi di più da fare, ecco, diciamo così. Ma guardi, i momenti belli sono davvero tanti e sono tutti momenti di incontri con i cittadini. Io ho percorso ormai 10.000 chilometri con il mio autobus e ho incontrato delle realtà straordinarie, quindi piccoli artigiani fieri di essere alla settima generazione, piccoli agricoltori di montagna orgogliosi di essere riusciti a comprare un appezzamento di terreno perché hanno trovato un distributore che distribuisce i loro prodotti, piccole imprese che sono state capaci di aprirsi ai mercati internazionali, sindaci che sono orgogliosi di essere riusciti ad aprire piccole biblioteche comunali, teatri nei piccoli comuni, quindi un percorso che mi ha dato la possibilità di, se era necessario, ma di credere ancora di più nella voglia di mettermi a disposizione per la mia regione. E i momenti più difficili, forse il dispiacere di non essere riuscita a confrontarmi con il presidente uscente, con il presidente Fontana, per due motivi, perché io credo che il confronto sia un atto dovuto nei confronti dei cittadini, perché devono poter capire quali sono le proposte e metterle anche a confronto. E in un momento in cui c'è bisogno di far sentire di nuovo i cittadini protagonisti e di far sentire che c'è fiducia nelle istituzioni, che ci può essere un senso di appartenenza, chi si allontana da questo, secondo me, rischia anche di alimentare quella non partecipazione al voto che è anche pericolosa in un momento in cui ci sono anche disagi. Questo sicuramente. Convincere gli indecisi, poi abbiamo visto che c'è anche qualcuno che sembrava convinto di volerla votare, poi ha dovuto fare un po' di retromarcia, che è Silvio Berlusconi, che ha detto che insomma conosco sufficientemente il presidente Berlusconi per sapere che quello che dice è quello che pensa. Ma secondo lei perché l'ha detto? Perché davvero lui pensa che il centrodestra stia andando troppo a destra? In parecchi provvedimenti Forza Italia si è staccata dal centrodestra, quindi per esempio su provvedimenti che hanno riguardato i vaccini sicuramente si è staccata, anche in altri provvedimenti, quindi io credo che ci sia la consapevolezza da parte del centro che questa destra è davvero molto destra. Tajani è intervenuto recentemente anche sul tema del carcere, quindi sicuramente il carcere 41 bis sicuramente è dovuto, ma il carcere deve essere un luogo riabilitativo, bisogna fare educazione ai ragazzi o ai detenuti perché possano uscire, quindi Tajani è intervenuto anche sul tema della necessità di rinnovare le nostre carceri che sono sovraffollate, quindi sono tanti temi sui quali Forza Italia si è staccata dalla destra, quindi credo che Berlusconi abbia semplicemente fatto emergere un disagio che i cittadini che votano centrodestra, quindi che votano Forza Italia, hanno in questo momento. Quindi lei, tornando indietro, si ricandiderebbe, cioè ripercorrerebbe quella strada che l'ha portata a staccarsi, o rinnega magari il passato? No, io non rinnego nulla del mio passato, io sono sempre stata chiamata
come tecnico e sono sempre stata chiamata come tecnico a risolvere delle situazioni di criticità. Sono stata chiamata da tecnico a risolvere situazioni di criticità in Rai, quando aveva dei bilanci che erano in perdita, aveva tanti problemi. Sono stata chiamata per fare una riforma che potesse dare valore agli istituti professionali, e adesso ci accorgiamo dell'importanza degli istituti professionali per far sì che i ragazzi che hanno una vocazione più pratica, più esperienziale attraverso i professionali possano poi essere inseriti nel mercato del lavoro. E quindi ho portato a casa quella riforma. Da sindaco sono stata richiesta di rilanciare la mia città, che era una città amministrata benissimo, ma aveva bisogno di un rilancio. Quindi io sono sempre stata chiamata da tecnico, è vero, sempre inserita in contesti, diciamo, di centrodestra. Ma io cito l'esempio, io per esempio ho lavorato benissimo col governo di e col governo Prodi. Se abbiamo portato a casa Expo è per un'alleanza istituzionale, perché per me l'istituzione viene prima di ogni cosa. Quindi io non rinnego nulla nel modo più assoluto, mi limito a constatare che in questo momento c'è una destra che è molto destra e c'è una sinistra che è molto sinistra. Quindi e se dovesse fare... io credo che... Ecco, prego. Scusi se l'ho interrotta, ma il segnale ogni tanto ci inganna. Se dovesse scegliere una persona che vorrebbe nella sua squadra, oltre al fatto che, parlando poi di giunta, Maiorino ha già fatto la sua giunta, ha già messo Pregliasco alla sanità e ha già dato dei nomi, poi anche si è offerto Sgarbi a scegliere chi sarà invece l'assessore alla cultura per la giunta Fontana. Quindi se lei ha già qualche idea per eventualmente una sua giunta, e poi chi vorrebbe tra virgolette rubare da un altro partito e dire vieni con me, mi piaci e ti voglio nella mia squadra. Allora io ho intanto mi meraviglia che Maiorino abbia scelto un rappresentante della sanità privata, visto che come dire, sembra voler essere il difensore della sanità pubblica. Io ho nella mia lista civica e anche nel terzo polo che mi sostiene, ho delle persone di grandissima qualità, e io le scelte che ho fatto anche da assessore sono sempre state tutte scelte di merito. Ne ricordo una per tutti: ho fatto azzerare i vertici della piattaforma regionale Aria, che erano politicizzati, e ho scelto un amministratore che veniva da un'esperienza di Politecnico e di Università di Genova. Quindi ho scelto una persona per merito. Questo sarà il modo col quale sceglierò le persone. Ho delle persone in lista estremamente competenti. Le mie, a differenza di quelle che sono in questi anni, sono state le scelte di Fontana e della politica che lo sostiene. Le mie saranno davvero solo scelte di merito, come ho dimostrato di fare già. Ecco, la prima cosa che farebbe, quindi da presidente, quale sarebbe? Però naturalmente immediatamente una squadra di grande qualità, e poi una serie di azioni con tutti gli assessori per contribuire a far ripartire la nostra regione, che non cresce da 10 anni. Noi abbiamo una regione che si misurava con le grandi regioni europee, queste grandi regioni sono cresciute in questi anni dal 6 al 14, noi siamo rimasti fermi. Completare il lavoro che ho iniziato sulla sanità, quindi il rafforzamento della sanità territoriale, l'azzeramento delle liste d'attesa, che è partito con me, prima non c'era, tant'è vero che con le mie delibere io sono riuscita a fare innalzare il rispetto dei tempi di attesa per i ricoveri chirurgici oncologici dal 60 all'80 l'anno scorso, 85% quest'anno, aggredire il tema dei pronti soccorso, quindi crescita e sanità, crescita. Queste sono le priorità, ma nella crescita ci sta anche migliorare le infrastrutture, migliorare il tema dell'inefficienza di Trenord, migliorare il tema dell'emergenza abitativa per il caro prezzi, da aiutare di più le imprese ad avere garanzie e non dover pagare alle banche mutui o crediti che sono sempre più cari. Quindi una politica che attraverso tante risorse di ambiti diversi, ne cito una per tutte: la cultura, il raddoppio dei fondi della cultura. La cultura vuol dire anche turismo,
vuol dire industria cinematografica da preservare, la formazione, dare più un orientamento più pratico ai giovani, quindi tante politiche che tutte insieme devono concorrere all'obiettivo di far tornare a crescere la nostra regione. Ecco, visto che lei ha ricordato di essere stata chiamata più volte come tecnica e quindi comunque di essere stata chiamata per delle doti tra cui la lungimiranza, per quanto riguarda il panorama politico nazionale, lei in che direzione pensa che si andrà? Anche considerando i vari partiti, quello che vivono al loro interno. Io sono molto concentrata su Regione Lombardia, quindi ho una lista civica, quindi questa proposta è una proposta che cerca di andare incontro anche a quell'elettorato che in questo momento non si ritrova nelle proposte politiche attuali, e lo dico con grande rispetto di tutti i partiti, ma anche alle elezioni nazionali, anche in Lombardia un 37-38% non ha votato, quindi io cerco di andare a intercettare questo bisogno che c'è, penso ai piccoli comuni che si sentono abbandonati, penso a tanti giovani che hanno perso fiducia nei confronti delle istituzioni. Io il programma Giovani l'ho fatto fare dai giovani, quindi ecco, penso che in questo momento e sicuramente Regione Lombardia può essere un laboratorio politico, un laboratorio politico che diciamo intercetti quei voti liberali, riformisti, moderati, popolari, che non si ritrovano in questo momento in una destra e in un'estrema sinistra. Ecco, questa forse possiamo racchiuderla come la particolarità poi di quella che è stata la sua campagna, cioè aver fatto fare poi vari programmi agli esperti anche di quel settore. Noi abbiamo avuto più volte qui, penso a Monica Forte che ci ha parlato del programma per quanto riguarda l'antimafia e quant'altro, e quindi lei dice lasciamo che i giovani parlino con i giovani, perché forse è per quello che c'è tanta distanza, no? Sì, assolutamente sì. Il mio programma davvero l'ho fatto con le categorie, quindi ho cercato di intercettare i bisogni, le necessità, e sono tutte proposte concrete fatte sulla base dell'esperienza. Quindi il programma ambiente l'ho fatto con un esperto dell'ambiente, il programma agricoltura l'ho fatto con gli agricoltori, quindi una proposta nasce dal confronto con chi ha esperienza nel settore. Anche il tema del terzo settore l'ho affrontato con il terzo settore, le politiche sociali con gli esperti di politiche sociali, quindi è un programma nel quale credo ci si possa ritrovare, proprio per il fatto di essere un programma che non è rinchiuso in gabbie ideologiche. È un programma che si propone di dare risposte concrete. Allora, io vado in pubblicità, dopo ovviamente parliamo anche di tanto altro. Una battuta che poi non è una battuta, perché c'è chi sta vivendo con molta serietà questa cosa. È orario di pranzo, abbiamo parlato più volte che l'Unione Europea vuole mettere appunto delle farine di grillo, di insetti all'interno dei cibi. Adesso io lo dico ironizzando, ma è una cosa molto seria per quanto riguarda il Made in Italy e tutto quello che è l'agricoltura lombarda che lei ha appena citato. Lei li proverà questi cibi? Assolutamente no, io credo che la nostra agricoltura debba essere attenzionata e debba essere valorizzata e difesa in maniera significativa, quindi abbiamo per esempio adesso c'è il tema della PAC, Regione Lombardia deve essere sempre più presente anche sui tavoli internazionali a Bruxelles per difendere i nostri prodotti, per difendere il Made in Italy, quindi no, sicuramente. Assolutamente no, anche per le si allontanano, quindi i nostri agricoltori vanno difesi in tutto, e le politiche dell'agricoltura devono essere concordate con loro tutte, quindi le politiche che riguardano la siccità, le politiche che riguardano gli allevamenti intensivi, che da noi sono comunque importanti, quindi tutte le politiche che riguardano gli agricoltori, dato che lei mi ha parlato adesso di agricoltura, vanno concordate con loro. Va bene, io devo andare in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, restate con noi.
Rieccoci, rieccoci in studio. Allora, ringrazio Letizia Moratti, candidata a Presidente Regione Lombardia, per essere qui con noi a parlare soprattutto con voi. Stavo leggendo notizia di adesso, Conte viaggia con i pendolari, voglio capire da vicino i loro disagi. Il leader del Movimento 5 Stelle sulla tratta Vigevano-Milano. I pendolari si lamentano di disagi e ritardi e lui avverte, voglio rendere più concreta. Ma è necessario che un leader... scopra a termine della campagna elettorale quali sono i disagi dei cittadini, no, cioè, dovreste saperli da un po', no? Esatto, allora la mia è l'unica proposta seria per quanto riguarda il problema dell'efficienza di Trenord, perché la mia proposta rispetto a 2000 treni cancellati e 2300 treni in ritardo ogni mese, la mia proposta è quella di mettere a gara, che non significa ovviamente privatizzare, significa per piccole tratte, in modo tale da non ricreare un monopolio, fare quello che è stato fatto in Germania, in Francia e anche in Veneto, e quindi ridare puntualità e velocità ai treni, che significa dare alle persone la possibilità di avere più tempo per le loro famiglie, dare al sistema delle imprese più competitività, perché infrastrutture efficienti sono anche fonte di competitività delle imprese. La mia, dicevo, è l'unica proposta vera, perché il presidente uscente Fontana dice che occorrerà un passante ferroviario, ma non dice dove, non dice con che tempi e non dice con che risorse. E Maiorino si limita a dire che Trenord va ribaltata, ma non basta dire che va ribaltata, bisogna dire come. Quindi la mia proposta è una proposta che nasce anche da un'esperienza. Io ho un'esperienza lavorativa. C'è un candidato che è Maiorino, che, e lo dico con grande rispetto nei confronti dei partiti, ma che ha sempre fatto solo politica. Allora, amministrare un'organizzazione complessa come Regione Lombardia richiede anche esperienze manageriali. La prova è che noi abbiamo tante situazioni delle nostre partecipate che sono inefficienti. Ho citato Aria, ho citato Trenord, posso citare anche Aller. Aller ha un patrimonio di 42.000 case e decine, da 7 a 15.000 case che sono sfitte. Allora, infatti ci stavano arrivando tanti messaggi su Aller, esatto. Ha fatto bene a citarli. Quindi, difatti, quindi ci vuole la capacità di avere esperienza anche gestionale. Io credo di averla dimostrata, credo di aver fatto crescere la mia città attraverso Expo, di aver reso Milano attrattiva in termini di investimenti, imprese, averla resa una città turistica come meta internazionale. Quindi lo stesso metodo, le stesse capacità, le stesse relazioni che ho portato a casa, che mi hanno consentito di portare a casa Expo, le metterò a disposizione della mia regione. E quindi questo è come dire, un tema, giustamente, come dice lei, che non può essere attenzionato solo nell'ultima settimana di campagna elettorale. Ecco, ci chiedono anche per le politiche per la famiglia. Sì, allora, il tema della famiglia è centrale, perché noi abbiamo anche in regione un problema di denatalità. Con la denatalità noi rischieremo di non avere servizi efficienti per diciamo, i nostri anziani, per diciamo, per le persone che hanno bisogno di avere servizi diciamo, per la famiglia. La mia proposta è quella di fare una sorta di Family Act, quindi una legge proprio regionale che comprenda tutte le politiche che riguardano la famiglia, quindi che vadano da asili nido, scuole dell'infanzia gratuite, a modalità per sostenere il lavoro delle donne, modalità per far sì che ci siano caregiver, che possano essere un aiuto alle famiglie che hanno anziani o persone con diverse abilità a casa. Quindi una politica comprensiva, per una politica abitativa che consenta alle giovani coppie di poter avere un affitto sostenibile. Quindi è un insieme di politiche che tutte devono concorrere a fare in modo che i nostri giovani abbiano voglia di formarsi una famiglia e voglia di avere dei figli.
Ecco, questo è importantissimo ovviamente. Raccolgo un po' di opinioni anche dai nostri messaggi. Allora, arrivano sicuramente tanti complimenti rispetto al percorso e anche alla campagna elettorale. E poi una domanda che riecheggia un po' in tanti messaggi: ma chi gliel'ha fatto fare? Nel senso che le persone dicono, è lei comunque alla sua carriera, cioè, perché si è messa così in trincea? E questa è una delle grandi domande, no? Ma guardi, io credo che noi donne abbiamo a volte più coraggio dei nostri, diciamo, dei maschietti, diciamola così. Allora, perché l'ho fatto? Allora, guardi, mi avevano offerto qualsiasi cosa, i posti più importanti, di tutto. Sarebbe stato sicuramente più facile, ma io nella mia vita ho sempre cercato di mettermi in gioco quando so di poter dare un contributo a una causa importante. E in questo momento per me la crescita della mia regione è fondamentale, perché se cresce la regione possiamo dare tutte quelle risposte alle nuove povertà, alle fragilità, che con una crescita possiamo dare, diciamo, meglio. E se cresce la Lombardia, cresce l'Italia. Quindi io amo la mia regione, ma amo anche il mio paese. Quindi, e secondo lei perché le proponevano altro? Cioè, perché volevano metterla da altre parti? Persino c'è stato voci insistenti che la volessero Presidente della Repubblica. Ma guardi, questo è un riconoscimento del quale ringrazio. Noi abbiamo uno straordinario Presidente della Repubblica, quindi che ci guida davvero in tutte le situazioni più delicate, che sa rappresentare l'unità della nazione. Questo è un valore che dobbiamo continuare ad avere. Ma non lo so perché me li hanno proposti, per distogliermi dalla Lombardia. Può darsi, però per me la Lombardia in questo momento è la mia priorità, è nel mio cuore. Voglio fare di tutto per far sì che nella mia regione ci torni ad essere serenità, sicurezza. Che guardi, io quando vado in giro nei territori sento come se le persone mi chiedessero di prendermi sulle mie spalle le loro ansie, le loro insicurezze, i loro problemi. Ecco, io è quello che voglio fare, prendermi le loro ansie, i loro problemi e ridare a loro invece la possibilità di sognare e di essere sereni. Ecco, questo è un bellissimo messaggio che vogliamo comunque cogliere al di là di quella che poi è la campagna elettorale, perché a volte invece viene un po' vista come terreno, tra virgolette, di guerra. Invece comunque il messaggio positivo che dovrebbe poi accomunare tutti è proprio quello di dare un servizio. Prima di salutarla, siccome io sono una persona che ama ridere, sorridere, c'è un aneddoto, qualcosa di buffo, non so, un incontro particolare che ricorda, visto che penso che poi non riusciremo a sentirci prima del 12 e del 13? Ma guardi, una cosa bellissima è che tante signore, tante persone mi hanno fatto rivivere dei momenti bellissimi, di ricordi, di fotografie, di momenti che abbiamo vissuto assieme, che magari erano di momenti che avevo dimenticato. Quindi questo devo dire che mi ha fatto molto piacere, perché io credo che la relazione con le persone sia il collante della nostra società. Noi abbiamo vissuto degli anni Covid che ci hanno isolato, che ci hanno creato difficoltà di relazionarci gli uni con gli altri. Quindi per me questa voglia di ricordare e di essere insieme, magari nel ricordo di una fotografia, mi ha dato la sensazione, l'importanza di quanto la nostra storia, le nostre radici, le nostre relazioni siano importanti. Io lavorerò per quello. Grazie mille Letizia Moratti, in bocca al lupo per questi ultimi giorni di campagna elettorale. Grazie, viva il lupo. Ecco, allora ricordiamo, candidata ovviamente presidente, come voi sapete noi andiamo in pubblicità, ma non cambiate canale, ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci in studio. Allora, grazie per l'attesa, saluto e ringrazio alla mia destra Onorio, che dovevate invertirvi, comunque Onorio Rosati, candidato Alleanza Verdi Sinistra e Reti Civiche, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie anche a Marco Alparone, c'è sempre questa cosa del tuo nome, candidato Fratelli d'Italia. Per Milano e provincia di Milano, e poi per chi ci guarda,
non è alla destra ma è alla sinistra. Ah, quindi siamo per chi ci guarda sono alla tua destra. Quante ne sai, quante ne sapete? Allora, dicevamo, stamattina eravate sul territorio, perché dove... Al mercato, come sempre. Con, tutti e due al mercato? Sì, io a Rozzano. A Rozzano e via, io a Paderno Dugnano. Ma dove poi ho fatto, ci tornate dove, mercati dopo. Ma io ho fatto il sindaco 10 anni a Paderno Dugnano, il mercato lo conosco molto bene. Devo dire che fa anche piacere tornare al mercato in campagna elettorale, rincontri tante persone con cui hai condiviso un cammino, tanti concittadini che hai servito per 10 anni, perché poi nella mia città ho fatto 10 anni il sindaco. Mi fa anche piacere salutarli. Ecco, e invece nel mentre chiedergli anche di scrivere al Parlamento. Da noi è venuto, devo dire, prevalentemente i mercati che faccio io sono quelli del sabato e della domenica, perché lavorando il resto della settimana diventa complicato. Detto ciò, in questa campagna elettorale, per incontrare le persone, i mercati sono stati un momento di confronto importante, interessante. Oggi a Rozzano con noi c'era il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Devo dire, abbiamo trovato un clima, dal punto di vista della temperatura, freddo. Sì. Dopodiché ci siamo fermati a parlare. L'accoglienza era calda? Beh, c'è molta gente che non, c'è gente che non vuol votare, te lo dice proprio espressamente, e poi altri invece che si fermano a discutere. Beh, noi insomma discutiamo con tutti, è evidente che le persone si devono fermare. Per... Infatti il nostro titolo 1 dice 8 milioni di cittadini chiamati alle urne, la vera battaglia è sugli indecisi, cioè è lì che sono tanti, sono sempre di più. Posso permettermi, sì. La vera battaglia è sulla partecipazione. Io penso che poi l'espressione più alta della democrazia sia il voto, e quindi anche oggi la prima cosa è trasferire a tutti i cittadini che l'occasione del voto e anche la possibilità alle regionali di scrivere una preferenza, cioè votare al parone, cioè scrivere un cognome, penso che sia un bel modo di partecipare alla vita politica. Quindi le regionali sono anche un'occasione per esprimere il proprio voto, per esprimere una preferenza e quindi indicare una persona. La partecipazione è democrazia. Assolutamente. Sentiamo i telespettatori. Pronto, grazie per l'attesa. Buongiorno. Non c'è nessuno in attesa, io ringrazio, vedi, ogni tanto ringrazio, ma non c'è nessuno. Allora, ritornando a noi, voi cosa vi aspettate in termini di risultati? Beh, di vincere le elezioni. Dopo 28 anni mi pare che sia un sentimento legittimo di una coalizione. Maiorino ha fatto la squadra, tra l'altro. Bah, non ho avuto ha modo messo di leggere, Pregliasco alla sanità. Poi c'è un po' di Del Bono, sicuramente dovrà gestire il rapporto con i territori, poi Irene Tinagli sui temi di fondi europei e PNRR, Rosati non è in giunta ancora. Ma ha fatto 3 nomi, per cui non. Dopodiché penso che una giunta, al di là del ruolo fondamentale in un'elezione come regionale, come quella del Presidente, sarà anche il risultato di un confronto di coalizione. Certo. Quindi noi, quando ci sarà questa occasione, è evidente che avremo la nostra rosa che presenteremo. Ma perché l'ha fatta? Perché potrebbe essere un incentivo, visti alcuni nomi, per le persone per... Beh, perché è evidente che ci sono persone più o meno considerate rappresentative che possano incontrare un consenso da parte dei cittadini e andare anche nella direzione a cui si faceva riferimento prima, cioè di incentivare una maggiore partecipazione al voto come elemento che potrebbe oggettivamente produrre quel cambiamento che noi stiamo aspettando da tanto tempo. Invece Sgarbi ha già detto che lui lascerà il posto a quello sotto di lui che avrà più voti. Lui è una lista, è stato ospite anche nostro, ha una lista che supporta Fontana, e ha detto che lui indicherà però il nome a Fontana eventualmente dell'assessore alla cultura. Per il resto, ma, io penso che bisogna un po' anche uscire dalla cultura dell'io, cioè, ma a me il tema dei nomi prima, dopo, io penso che la politica debba prima di tutto rappresentare questo servizio ai cittadini. Noi lo facciamo come centrodestra, lo facciamo da tanti anni con coerenza, con compattezza. Oggi lo facciamo anche come Fratelli d'Italia, con un ruolo sicuramente più da protagonisti. Noi abbiamo una responsabilità, e la Lombardia, se è motore d'Italia ed Europa, lo deve essere anche nei confronti di questo governo che è a guida dei Fratelli d'Italia. Quindi, al di là dei singoli nomi, noi ci pigliamo una responsabilità che è quella di un centrodestra con un Fratelli d'Italia forte, che ha fatto già tanto in Lombardia, che può fare meglio. Telefonata, vediamo se abbiamo telespettatori. Pronto? Sì, buongiorno signora, sono Mauro da Milano. Buongiorno, ben trovato, prego.
Volevo chiedere ad Alfarone, perché io sono indeciso su cosa votare, perché purtroppo vedo che per l'inserimento delle persone nel mondo del lavoro, io ho 59 anni, sarò un caso a parte, però io ho chiesto il reddito ad aprile del 2022, a dicembre mi ha chiamato il municipio 7, io ero già stato a fare la DIT, ma poi detto, ma riscritto le stesse cose, il curriculum. Ieri sono andato in via Strozzi, in quel grosso centro di Regione Lombardia, mi ha assistito una psicologa, oltretutto brava, per le politiche del lavoro, la signora Grazia Ferrara, gentilissima. Ti chiedo di andare un po' più veloce? Sì, sì, alla fine io vedo che ci sono veramente troppi passaggi, magari perché ho 59 anni, però non la vedo mica tanto, è tanto veloce la cosa per inserire le persone nel mondo del lavoro. Volevo sapere cosa ne pensi. Non va bene. Va bene, grazie mille, grazie. Sulla questione del lavoro, certo. Ma prima di tutto ho apprezzato la telefonata, un uomo di 59 anni che deve essere reinserito nel mondo del lavoro ha sicuramente delle complessità in un mondo come quello di oggi. Noi dobbiamo uscire dalla cultura del reddito, entrare in quella del lavoro, però anche della dignità del lavoro, quindi io capisco che deve essere un percorso che li deve accompagnare a fare un reddito attraverso un lavoro. Ci sono età più complesse, quello del reinserimento a 59 anni è sicuramente un percorso complesso. Su questo io, che vengo dall'esperienza dell'amministratore locale, dico sempre che accompagnare il periodo del reinserimento al lavoro con un reddito ha un significato se ti accompagna poi alla tua dignità, cioè a un lavoro. Dare invece un reddito a chiunque, a qualsiasi età, come una forma di sostegno senza avere un percorso lavorativo non ha nessun senso. Rosati, cosa ne pensi? Noi siamo, intanto, le politiche del lavoro sono al centro della vostra campagna. Le politiche del lavoro sono al centro della nostra campagna, della proposta della nostra coalizione, come lista che sostiene Pier Francesco Maiorino, Alleanza Verdi Sinistra. Noi sosteniamo che si debba essere una profonda revisione del sistema delle doti, così come la Regione Lombardia l'ha progettato in questi anni. E noi sappiamo che i finanziamenti per le doti sono finanziamenti della Comunità Europea, del Fondo Sociale Europeo, sappiamo che dovrebbero servire per facilitare le persone nella ricerca del proprio lavoro. Questo purtroppo non avviene, molto spesso dalle statistiche emerge che chi trova un lavoro lo avrebbe trovato indipendentemente dal fatto di essersi inserito all'interno di un percorso dotale. Sì. E chi invece ha difficoltà, in questo caso questa persona di 59 anni oggettivamente ha una difficoltà di reinserimento lavorativo, il sistema della dote non è, per come è progettato oggi, non è un sistema tale da potergli consentire con facilità, anche con un certo impegno, di poter trovare lavoro. Poi c'è un tema più complessivo, che non riguarda le politiche per il lavoro, riguarda l'andamento economico della regione. La Regione Lombardia in questi ultimi anni ha perso competitività, e questo dal punto di vista economico, anche nei confronti di altre regioni italiane, ad esempio l'Emilia Romagna, ed è del tutto evidente che questo ha immediatamente un riflesso negativo sulla quantità di lavoro che si genera nella regione e sulla qualità del lavoro che si genera nella regione. Negli ultimi mesi, gli ultimi dati di Regione Lombardia parlano di un aumento dell'assunzione a tempo determinato per brevi periodi, quindi diciamo che sono, come dire, forme di lavoro povere, con redditi medio-bassi, che sicuramente non aiutano un miglioramento della qualità della vita, né tantomeno a un lavoro che abbia la sua dignità, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista professionale. Allora, telefonata da casa, pronto? Pronto, buongiorno! Mi sente? Facciamo che ci richiama, perché dovete ascoltarci sempre nel telefono, altrimenti abbiamo un eco incredibile. Ecco, una domanda così a bruciapelo. Fazzolari, sottosegretario di Fratelli d'Italia, ha parlato di insegnare a sparare nelle scuole. È scoppiata un po' la polemica. Mi sembra una priorità. Non è una priorità, però una risposta. Io non conoscevo questa uscita, non so neanche, voglio dire, se è reale o non è reale, però rispondo per me stesso, non mi sembra una priorità.
No, questo sicuramente, ma secondo te che fai politica da tanti anni, cioè, c'è a livello nazionale magari ogni tanto un fraintendimento o c'è un problema anche un po' di comunicazione? No, ogni tanto la Meloni spesso, si sa che bacchetta spesso, i suoi. Guardate, noi abbiamo una grande fortuna in questo paese di una donna che allora a 45 anni, oggi a 46 anni, si è presa la responsabilità di questo paese sulle spalle e lo sta facendo in maniera straordinaria, con grande competenza, grande coraggio e grande coerenza. Poi il giornalismo deve fare il giornalismo, quindi magari decontestualizza alcune frasi, oppure ci sono alcune frasi infelici. Ognuno di noi risponde per quello che dice. Io, rispetto a quello che mi ha appena riferito, ritengo che sia una buttata. Sì, infatti Fazzolari dice proprio questo, dice che la stampa, che poi è stata ripresa da tutti i giornali, lui stava parlando con il generale Federici, consigliere militare del presidente Meloni, e il giornalista invece ha capito male, ha fatto lo scoop e poi è stato ripartito così. Beh, è troppo facile ormai. Scusa, no, figurati. Però la fake news adesso, al di là di questa cosa, la battaglia del è falso, è una fake news, sei bugiardo, è stata uno dei leitmotiv anche delle regionali tra i candidati. Fontana che diceva che non fa il confronto perché gli altri dicono le bugie, gli altri che dicono che Fontana dice. Cioè. Beh, che ci sia un problema di fake news non c'è dubbio in politica. Che si sappia chi le ha utilizzate a mano bassa in tutti questi anni altrettanto. Sì. Quindi. C'era addirittura lo staff di un leader politico del centrodestra che sostanzialmente lavorava per produrre false notizie, cosa che è stato denunciato in più circostanze. Però questa cosa non pensate che in questo realtà altera, non solo altera la comunicazione politica, ma disincentiva anche quell'interesse alla politica che dovrebbe avere i cittadini, la partecipazione alla politica dei cittadini. Certo, cioè fa cadere le braccia, no? Questo è molto legato però al profilo comportamentale di ognuno di noi, nel senso che c'è chi evidentemente sta più attento. Io, prima di dire qualcosa che non riguarda la mia persona ma riguarda qualcun altro, lo faccio raramente e dopo aver fatto tutte le verifiche del caso, perché so cosa significa dare una notizia sbagliata riguardante un'altra persona. Purtroppo non sempre questa attenzione c'è e molto spesso viene utilizzato come strumento di battaglia politica ed è un randello questo, perché poi quando cominci a far male alle persone poi c'è un effetto moltiplicativo. Eh sì, perché poi uno risponde, l'altro social, risponde. Ma anche sui social, poi tu è come se lanciassi, come dire, un messaggio, chi lo recepisce, come viene rilanciato, come viene usato. Certo, allora telefonate da casa, pronto? Buongiorno carissima, buongiorno. Mi sente? Certo, grande, ciao. Chiaro. Ciao Marco, sono ciao. In macchina. E io sono parlando qua. Io intanto faccio i complimenti a Marco per i manifesti a bollate. Ti ringrazio. Siamo in campagna elettorale e cerchiamo di fare del nostro meglio. E anche al tuo ospite, l'altro ospite. Onorio io Rosati. Volevo solo dirvi una cosa. Come pensate a tutte e due la domanda rivolta? Come pensate a far incrementare il lavoro, i posti di lavoro, quando il report di oggi dice che ci sono 8.000 imprese artigiane che hanno chiuso e altre e una buona parte stanno per chiudere? Questo è il dramma di questo paese. Grazie, che creare capo. Lavoro. Aspetti, posso? Sì, sì, al volo. Creare lavoro non lo crea solo l'impresa singola o l'industria privata, ma lo creano due abbinamenti, industria privata e investimenti pubblici. Io la vedo così. Volevo sentire, grazie. Grazie, auguri, grazie. Marco. Grazie. Allora, al volo tutti e due perché devo andare in pubblicità, però è importante. Il tema di un territorio, quello lombardo, che rimane un territorio di opportunità, lo dico pur non essendo nato in Lombardia, ma questa è stata la terra dove la mia famiglia, io ho avuto l'opportunità di crescere, di costruire le mie opportunità nella vita, e rimane questo, rimane, guardate, io gli ultimi due anni li ho fatti a Bruxelles come sottosegretario, mi sono occupato di politiche europee, non c'è un progetto italiano che di innovazione, di ricerca, di sviluppo che non passi dal territorio lombardo, inteso come dalle nostre industrie, dalle nostre università, dai nostri istituti di ricerca. Poi che è un territorio che debba ancora di più essere competitivo nel mondo, questo ne ha le caratteristiche, la Lombardia per fortuna, per questo la chiamano motore d'Italia.
Ed è un territorio che deve investire dalla parte, lasciando, liberando le energie del privato e quindi lasciandole lavorare, dall'altro invece dalla parte pubblica deve saper investire in infrastrutture, mi permetto di dire fisiche e digitali. Oggi parliamo tanto di infrastrutture fisiche, ma oggi il futuro passa anche attraverso le infrastrutture digitali, quindi parlo del 5G, parlo di arrivare in tutte le zone interne, parlo di trasferire attraverso gli investimenti pubblici, mettere nelle condizioni imprese e famiglie di fare di questa Lombardia quello che è sempre stato e continuare a farlo. Allora facciamo un po' di stay tuned come al cinema, restate con noi per la risposta di Onorio Rosati, a tra poco. Rieccoci in studio, allora arriviamo tra pochissimo alla telefonata da casa, prima però la risposta a Carlo che aveva telefonato da parte di Onorio Rosati. Sì, pone un problema assolutamente vero, quando dicevo che c'è un prima che c'è una perdita di competitività da parte della regione Lombardia, è perché stiamo parlando di un di un'economia che molto spesso deve stare sui mercati internazionali e quindi ha una subisce una competizione da altri mercati, spesso sulla qualità del prodotto, oltre che naturalmente sull'esigenza che abbiamo noi per ridurre l'impatto ambientale, di avere anche un'innovazione dal punto di vista dei processi produttivi che rendano compatibile la produzione con realtà fortemente popolose come sono quelle di Regione Lombardia. Qui ci sarebbe la necessità di forti investimenti pubblici per quanto riguarda la ricerca, anche perché il tessuto produttivo della Lombardia è fatto da piccole e piccolissime imprese, molto spesso non sono loro nelle condizioni di poter pagarsi la ricerca per sviluppare i loro prodotti e quindi per renderli naturalmente più appetibili anche sui mercati. E quindi c'è l'esigenza che un passo importante lo faccia il pubblico e che ci si organizzi, una volta c'erano i distretti produttivi, metadistretti produttivi, affinché ci sia una ricerca di territorio che sia a servizio soprattutto delle piccole e piccolissime imprese. L'altro aspetto che voglio sottolineare, le aziende più piccole sono quelle che hanno più difficoltà di accedere al sistema del credito e quindi c'è assolutamente la necessità che ci siano da parte della regione fondi di garanzia che diano quelle garanzie che non possono dare le singole imprese alle banche, affinché ci siano linee di credito tali da poter finanziare questa innovazione. Telefonata, pronto? Ah, buondì. Sono Michele. Ben trovato, prego. Senta, io dico che se i politici volessero far ritornare le persone a votare, la scheda dovrebbe essere in duplice copia, la prima verde e la seconda rossa. Copiativa. La prima c'è scritto ti voto, mi piaci, vai. La seconda, dare la possibilità allo stesso elettore, dopo 9 mesi, un anno, dire hai finito, hai cacciato troppe balle, oppure non hai centrato nessuno degli obiettivi promessi, è meglio che vai a fare un altro lavoro. Noi di balle non ne possiamo più, perché all'inizio le voti, i voti o quando si devono far votare e fanno di promesse, ma a me piacciono, poi che vengono anche mantenute. Assolutamente. Almeno sì, Michele, io quando lavoravo in multinazionale dove erano obiettivi al 110%, al 100 era solo il tuo dovere. Grazie Michele, un saluto. Beh, però bisogna anche dire che ci deve essere anche un progetto, no? Cioè io penso che se no cambierebbero ogni anno i politici, o ci sono sicuramente delle cose da fare subito, però anche delle cose da sviluppare nel tempo, almeno non lo so, però chi sale nel nuovo governo non è che pronti via. Abbiamo provato per anni un certo tipo di politica dove l'uno vale uno e quindi abbiamo eletto persone che probabilmente non sapevano neanche dove erano e cosa stavano facendo, e questo l'abbiamo pagato a caro prezzo come sistema paese. Mi permetto di dire che oggi noi abbiamo un premier, che è il premier del mio partito, che non mi sembra abbia fatto promesse, ma abbia detto che ha, voglio dire, la responsabilità di guidare un paese in una situazione drammatica, non difficile, di farlo con la consapevolezza che c'è bisogno di tutti, con la consapevolezza che c'è da fare sacrifici, ma anche con una visione. La visione del dove vuoi andare, qual è la meta di approdo, qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere in un arco temporale che è fatto di 5 anni, perché così dice la democrazia. Fra 5 anni poi verremo richiamati al voto per giudicare se questo primo premier donna avrà fatto bene o benissimo.
E lui dice: io farei lo stesso in regione, cioè vi direi, uguale, ti voto e poi però ti valuto. Allora, anche io sono nell'anno dei 60. Sì. Quindi dire... festona, ci inviti? Vuol dire che di esperienza ne per hai. Per dire che cosa? Che io in campagna elettorale non faccio il fenomeno, non mi azzarderei mai a parlare di argomenti che non conosco. E quindi, provenendo dal mondo del lavoro, avendo fatto per anni il sindacato nella CGIL, è evidente che quando si parla di lavoro, di economia, mi trovo più a mio agio. Quindi è tutto evidente che io cerco di sviluppare quei temi lì anche in campagna elettorale. E l'ho fatto anche quando ero in consiglio regionale, ero in commissione attività, lavoro, attività produttive. Quindi io penso che la prima cosa sia questa, cioè di essere se stessi. Cioè, se uno ha una storia e ha un'esperienza, si presenta in campagna elettorale, deve testimoniare di questa storia, di questa esperienza, perché questo sì può essere un elemento di garanzia nei confronti di chi ti ascolta e di chi è chiamato a darti eventualmente un voto di preferenza. Anzi, forse scegliere la persona con la quale poi tu hai un riferimento, un rapporto, certo, che dà maggiori garanzie, che sparare all'inizio. Poi dipende molto se vinci le elezioni o le perdi. Se vinci le elezioni hai la possibilità di realizzare ciò che tu ti sei riproposto in campagna, ripromesso in campagna elettorale. Se stai all'opposizione è evidente che cambia il tuo ruolo, che sarà un ruolo che servirà a incalzare chi governa, a contrastarlo se compirà delle scelte sbagliate. È evidente che l'unico impegno certo che uno può fare non mi vedete solo adesso in campagna elettorale, ma mi rivedete anche dopo, indipendentemente dal fatto se vinceremo l'elezione o meno. Allora, telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Sono Angelo. Ben trovato. Senta, io farà 5 anni che non voto più, perché sono comunista, sono rimasto l'unico comunista che c'è in giro da Bologna via. Poi ho dei problemi grossissimi a casa, perché io sono 3 anni che sono a casa, che sto cercando lavoro, assistenti sociali zero, che ho una gamba di legno, che sono stato salvato dai 118 morti della disastra della Divinate. Però io sono qua a casa e non riesco più, io quando accendo i televisori, Ucraina, estero, in Italia non parlano niente. In Italia si ricordano, quello lì prende 4 euro, beh, ma è giusto così. E i nostri pensionati, cosa vorrebbe? Perché dobbiamo riassumere. 14 gradi, nessuno si interessa. Io sono disoccupato, non so più dove sbattere la testa. Va bene, grazie. In Italia oramai chi se ne frega, guardiamo all'estero ma non guardiamo in Italia. Chiarissimo. Allora, grazie, ho dovuto chiudere perché dobbiamo fare interventi brevi, se no non riusciamo a rispondere. Lui dice: la disoccupazione è un dramma, ce ne si dimentica a volte. Però adesso sì. Ucraino qua, noi stiamo parlando di una guerra. Purtroppo le ultime notizie ci dicono che c'è il rischio di un'escalation anche di tipo nucleare, che naturalmente metterebbe a repentaglio intanto le vite delle persone di quei territori e poi metterebbe in discussione anche, essendo un rischio nucleare, la vita di tutte le persone, non solo in Europa. Quindi non è un tema è un tema di fondamentale importanza. In più, anche questo va ricordato, ci sono degli effetti molto immediati, anche concreti, sul nostro stile di vita e sulla nostra quotidianità. Perché l'apprezzamento del prezzo del gas piuttosto che dell'energia, il fatto che ci siano alcuni mercati che erano mercati dove le nostre imprese dialogavano con quei mercati ed esportavano, che in questo momento sono sostanzialmente bloccati, è evidente che hanno un influsso negativo anche sull'economia nostra. E quindi l'interessarsi dal punto di vista umanitario e dal punto di vista politico di quello che sta succedendo per noi è di fondamentale importanza. Poi si può benissimo occuparsi di Ucraina e di Russia, ci si può occupare di guerra e contemporaneamente si ha il dovere di occuparsi anche della disoccupazione, dell'economia italiana e quant'altro, dell'impoverimento delle famiglie in Italia. Anche se è giusto dire poi che cosa si può fare per i cittadini e per le singole cose ogni elezione poco per volta, perché al parole sia candidato sindaco poteva fare delle cose ho provato a fare del mio meglio per 10 anni. Esatto, si candida in regione, cosa si può fare però per le politiche del lavoro in regione? Perché poi dire al telespettatore, perché sennò si crea sfiducia, no? Sì, cioè dire al telespettatore disoccupato che magari anche invalido o con un'invalidità comunque limitante rispetto alle sue possibilità di competere nel mondo del lavoro.
Noi abbiamo fatto anche politiche sbagliate, noi dobbiamo accompagnare questo tipo di soggetti portandoli in un reinserimento lavorativo, soprattutto se sono soggetti fragili. Abbiamo pensato invece di accompagnare tutti non accompagnando nessuno. Quando abbiamo dato il reddito di cittadinanza a persone che invece non avevano quel tipo di limitazioni, abbiamo levato possibilità a un signore come questo. Però permettetemi anche di dire, noi siamo all'interno di un sistema globale dove ci sono le guerre, c'è la tragedia di quello che abbiamo visto in Turchia e quello sono sotto i nostri occhi. Noi non possiamo pensare solamente al nostro piccolo orticello, noi dobbiamo pensare al nostro orticello che è parte integrante di un sistema molto più grande, e in quel sistema ci sono tanti drammi, dalle guerre ai terremoti, e noi ne facciamo parte e dobbiamo fare la nostra parte. Ecco, grazie. Allora io purtroppo devo chiudere la trasmissione, però vi ringrazio e vi saluto. In bocca al lupo a Onorio Rosati, candidato Alleanza Verdi, Sinistra e Reci Civiche. Grazie per l'invito. Grazie per l'invito, certo. Assolutamente. In bocca al lupo anche a Marco Alparone, candidato di Fratelli d'Italia, Lombardia. Milano e provincia di Milano, e grazie per l'invito e grazie a tutti quelli che vorranno scrivere al Parone. E poi ci vediamo con tutti dopo il 14, noi invece ci vediamo domani alle 13 con Metropolis. Buon proseguimento qui su Telenova, ciao!